Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale dell'Umbria. Apriamo naturalmente con l'emergenza coronavirus e con il consueto bollettino comunicato questa mattina dalla regione dell'Umbria. Dai dati aggiornati alle 8 del mattino di oggi, venerdì 27 marzo, sono 884 i casi positivi, le persone in Umbria che risultano positive al Covid-19. I guariti sono 11, i clinicamente guariti sono 28, mentre si registrano 21 decessi. Sono ricoverate 195 persone, 46 persone sono in terapia intensiva. Le persone in osservazione sono 2.960 e risultano 2.629 soggetti usciti dall'isolamento. Ricordiamo dunque una persona in più rispetto a ieri, se vogliamo entrare proprio nei dettagli dei numeri, per quanto attiene i ricoverati in terapia intensiva. Quindi un altro ricoverato in terapia intensiva rispetto ai dati forniti nella giornata di ieri. Oggi è stata una mattinata importantissima perché si è svolta una conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, erano presenti i direttori regionali della sanità Claudio Dario e Stefano Dessi Proietti, le professoresse Daniela Francisci e Antonella Mencacci per illustrare il nuovo piano regionale per quanto riguarda la rilevazione delle positività al virus Covid-19. Sono emerse novità molto importanti per quanto riguarda l'implementazione di nuovi test rapidi che consentiranno un aumento del numero dei tamponi giornalieri. Per il momento la Regione dell'Umbria ha utilizzato un test immunologico con cui si può procedere a 500 tamponi al giorno, ma sarà implementato anche un altro test rapido, il test molecolare, che permetterà di ampliare di molto il numero dei tamponi che si potranno effettuare ogni 24 ore, un test, quello molecolare, praticamente che dà una rilevazione immediata, la possibilità quindi di aumentare sensibilmente il numero delle rilevazioni alla positività sia di soggetti sintomatici che di quelli asintomatici. E su questo argomento il direttore generale della Sanità Umbra Dario, insieme proprio all'assessore Coletto, ha ricordato le categorie interessate da questa rilevazione, indagine che sarà effettuata dalla Regione a proposito dei tamponi, 13.000 in arrivo dalla prossima settimana, e che riguarderà tutti i dipendenti delle strutture sanitarie. Quindi naturalmente si partirà gradualmente con un'indagine che riguarderà essenzialmente coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, quindi dai medici agli infermieri, per arrivare ai farmacisti e coloro che entrano in comunità. L'esempio lampante, come ha ricordato il direttore della sanità della Regione Umbria Dario, è quello delle carceri, dove c'è un'esposizione evidente al virus. Allora, andiamo a rivedere insieme i tratti essenziali della conferenza stampa che vi proporremo anche nel corso del pomeriggio e in serata nel nostro palinsesto, la conferenza stampa che è terminata in tarda mattinata, nella quale poi è intervenuta proprio in conclusione la Presidente della Regione Tesei, che ha voluto ringraziare gli Umbri per i sacrifici che stanno sopportando, ha detto, in attesa di perfezionare proprio il montaggio dei tratti essenziali della conferenza stampa che tra poco vi proporremo. La Presidente Tesei ha detto: vale la pena di fare questi sacrifici perché così presto torneremo alla vita. Questa è la principale sottolineatura della Tesei, che ha ringraziato tutti i medici, gli infermieri, tutti coloro che stanno dando il massimo per fronteggiare l'emergenza. Ha detto: gli Umbri stanno dimostrando un grande senso di responsabilità che può fare la differenza. La stessa Presidente della Regione ha invitato a continuare a rispettare le limitazioni decise dal Governo e ad andare al supermercato solo quando necessario e comunque evitare gli assembramenti.
Allora, sentiamo i tratti essenziali della conferenza stampa, dando spazio soprattutto agli interventi del direttore regionale della sanità dell'Umbria, Claudio Dario, a proposito delle categorie interessate da questi nuovi rilevamenti con test rapidi, che porteranno quindi all'isolamento di coloro che sono sintomatici o asintomatici, e la professoressa Antonella Mencacci proprio su due tipi di test, uno già implementato, il test immunologico, l'altro che sarà implementato a breve, il test molecolare, ancora più rapido. Sentiamo. Il loro domicilio, le persone che a qualche titolo lavorano vicino e con queste persone, garantire la sorveglianza attiva ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e farmacisti, e molto spesso perdiamo forse di vista gli specializzandi che pur non o comunque gli studenti che collaborano nelle nostre strutture, perché certe volte non si riesce a cogliere completamente il lavoro che viene fatto, lo sforzo e la partecipazione. Quindi queste sono le categorie, dai medici di medicina generale agli ospedalieri, agli specializzandi, ai farmacisti. Garantire la sorveglianza attiva degli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Abbiamo visto in molte realtà di altre regioni cosa vuol dire un impatto di questo tipo. Garantire la sorveglianza attiva alle categorie di lavoratori dei servizi essenziali e a quei lavoratori che per loro natura sono sottoposti a un elevato rischio di contagio o di diffusione. Pensiamo a coloro che vanno a domicilio a fare i prelievi, i tamponi, piuttosto che le cassiere o i cassieri, si considera sempre genere femminile, dei supermercati, che sono servizi pubblici essenziali. Il potenziamento della sorveglianza sanitaria dell'inchiesta epidemiologica è fondamentale, e questo è quanto è l'approccio che ci ha consentito di ritardare rispetto ad altre regioni la diffusione del virus, attraverso l'individuazione del maggior numero di soggetti positivi, cosa che comporta un ampliamento del numero di test diagnostici. Cioè il test di riferimento per dimostrare che un soggetto è affetto o è stato affetto da il virus è un test molecolare che è accettato da tutta la comunità scientifica, lungo, laborioso, che necessita di competenze molto specifiche e anche strumentazioni sofisticate. Questo cozza con la necessità di ampliare al massimo invece le persone da testare, non più solo i sintomatici ma anche gli asintomatici, e tutelare tutte le comunità. Il commercio ci sta dando a disposizione dei test rapidi. Noi abbiamo fatto uno studio di tutti questi test rapidi e insieme abbiamo deciso di implementare due tipologie di test rapidi che devono andare ad aiutarci per individuare i casi in modo complementare. Uno non necessariamente deve sostituire l'altro. Sempre sotto l'egida del test di riferimento. Il primo test rapido, che è già stato implementato nella nostra regione, è quello immunologico. Si parte da una goccia di sangue e in 15 minuti, senza necessità di nessuno strumento, si può rilevare con questo test nel sangue del paziente la presenza di anticorpi specifici verso questo virus. Che significato ha in questa fase epidemica il test? Noi siamo in una fase epidemica dove la presenza degli anticorpi significa o che c'è un'infezione in atto, perché l'infezione dura molto, o che è recentissima. Quindi un test positivo significa paziente che verosimilmente sta eliminando il virus. E a seconda che il paziente sia sintomatico o asintomatico, abbiamo predisposto nel nostro piano delle azioni da fare.
se è sintomatico prenderà immediatamente dopo questi 15 minuti il percorso Covid, chiamiamolo così, se è asintomatico si deciderà, ma in ogni caso quel paziente sarà isolato. Contemporaneamente stiamo implementando un test molecolare rapido, non difficile come quello attuale, per cui per fare 500 tamponi, dico la mia esperienza, nonostante 10 strumenti che funzionano continuamente, ci vogliono 24 ore per fare 500 tamponi e dare un referto in 24. Quindi è uno sforzo enorme. Verrà implementato questo test invece molecolare che ci darà risposte in un'ora, in meno di un'ora, e che è alla portata di tutti i laboratori, cioè non ci vogliono delle skills particolari, basta prendere il campione respiratorio, inserirlo in una cassettina, diciamo piccola così, e metterlo nello strumento. E il risultato sarà possibile in un'ora. E un'altra cosa bella di questo test è che ogni test si può fare indipendentemente dagli altri, cioè non è necessario raggruppare insieme più campioni da testare. Dicevo, questi test, anche questo, a che cosa serve? A vedere se nei campioni respiratori del paziente o del soggetto asintomatico c'è il virus, perché se c'è il virus riusciamo in un'ora a bloccare questo paziente e a dare l'assistenza migliore e ottimale. Ditemi in questo momento di fare un ringraziamento a tutti i medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario, a tutti coloro che si stanno occupando anche dei nostri anziani, a tutti coloro che si stanno occupando anche dei detenuti, a tutti coloro che svolgono delle attività importanti in un momento di grande emergenza. E voglio fare un ringraziamento anche a tutti gli umbri che stanno ottemperando alle norme dettate, protocolli di stare a casa. Io so e capisco che è un sacrificio importante, però vale la pena farlo, perché se lo facciamo bene saranno meno i giorni in cui dovremmo seguire questo protocollo e torneremo a vivere tutti la nostra vita. Ma in questo momento il grande senso di responsabilità degli umbri può fare la differenza. Bisogna stare a casa, bisogna evitare situazioni di contatto diretto e assembramenti di persone, e qualcuno può dire: ma se tanto siamo obbligati a stare a casa, dove sono? Ci possono essere, quindi andare al supermercato solo quando serve, e mantenendo le distanze. Tra l'altro tutti gli operatori del settore alimentare stanno facendo un grandissimo sforzo anche su questo, e ringrazio anche loro. In farmacia ci si va, certo che ci si può andare, ma facciamolo veramente con grandissimo senso di responsabilità, il meno possibile, e quando ci si va mantenere sempre tutti gli accorgimenti e le distanze che sono necessarie. A chi ci vai, anche agli operatori, perché i farmacisti sono un altro front office importantissimo e una parte importante nell'organizzazione sanitaria di questo momento, e quindi tutto questo deve essere rispettato. Un grazie alle forze dell'ordine di tutti i tipi, dalla Polizia Municipale alla Polizia di Stato, ai Carabinieri. Allora, questi ringraziamenti della T6, anche alla Polizia Municipale, giustamente alla Polizia di Stato, per i controlli dell'osservanza delle disposizioni restrittive del decreto del governo Conte. Allora, avete sentito tutti i particolari, le potenzialità di due test rapidi, il test immunologico, in 15 minuti si può rilevare la positività della persona sottoposta al test, e l'altro molecolare che sarà implementato dalla regione. Questi test avranno come destinatari subito, immediatamente, tutti coloro che entrano in strutture residenziali o sociosanitarie, quindi tutto praticamente il personale sanitario che ha avuto a che fare con persone positive al virus o comunque in uno stato di incertezza. E quindi l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere praticamente il personale sanitario a rischio
come è stato spiegato nella conferenza stampa di oggi dall'assessore alla sanità Luca Coletto, e quindi ricordiamo ancora una volta i direttori regionali Claudio Dario e Stefano Nodessi Proietti. Proprio da quest'ultimo è arrivata la notizia che sono arrivati per il momento, sono stati confermati per il momento 12 respiratori da parte del governo per la regione dell'Umbria per la terapia intensiva e 8 per la subintensiva. Le necessità chiaramente richieste, esposte dalla Presidente Tesei sono di più, sono maggiori di numero, però anche grazie alla donazione dei privati sono stati opzionati dalla Regione, quindi in aggiunta a questi 20 tra intensiva e subintensiva, altri 33 respiratori che dovranno arrivare entro questo mese di marzo. Quindi ci sono state delle problematiche per quanto riguarda le forniture, però quelli che rientrano nelle donazioni dei privati, quindi 33 respiratori, arriveranno nei prossimi giorni. Adesso, rimanendo sull'emergenza coronavirus, tutte le norme che verranno applicate per quanto riguarda la cassa integrazione, allora le ultimissime con 50 milioni di euro già pronti. Sentiamo Marco Brunacci. È in arrivo in queste ore il riparto dei fondi per la cassa integrazione per tutti, la cassa integrazione allargata. Il riparto prevede per l'Umbria una cifra per ora piuttosto magra, 30 milioni del governo, ai quali si aggiungono i 20 e spiccioli che ci metterà di suo la regione. Secondo il calcolo degli assessorati competenti mancano ancora 30 milioni all'appello, che però il governo dovrebbe trovare nelle prossime ore. Perché nelle prossime ore è attesa anche la circolare attuativa dell'INPS. Questo significa che il software della regione sarà approntato lunedì stesso e quindi successivamente potranno essere prese in considerazione le domande di tutti coloro che ritengono di poter accedere al fondo. Tutte le domande, è stato già deciso dall'amministrazione regionale, dovranno passare per i consulenti del lavoro, quindi il 2 o il 3 aprile al massimo inizierà il vaglio e si potrà arrivare in tempi molto rapidi alla concessione della cassa. Si torna indietro fino al 23 febbraio per chi ovviamente ne ha diritto. Andiamo per un attimo a Città di Castello, prima di passare a Terni. Tre casi positivi in più nella giornata di oggi, secondo gli aggiornamenti che sono stati appena comunicati dal Comune con il sindaco Luciano Bacchetta, che ricorda che sono inferiori dunque i numeri di casi positivi, almeno per queste ore, rispetto al giorno di ieri. Non ci sono state nuove positività a Città di Castello tra personale e pazienti dell'ospedale. Le nuove quarantene precauzionali sono 69. Adesso Terni con la situazione dell'AST, perché partirà la cassa integrazione. Intanto c'è stata questa bella iniziativa di una donazione di 1000 mascherine all'ospedale Santa Maria di Terni. Paola Costantini. 1000 mascherine sono state donate da CHAI Speciali Terni al direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria, Andrea Casciari. Si tratta, spiega una nota della società, di un primo contributo di dispositivi che saranno utilizzati dal personale sanitario dell'ospedale impegnato a fronteggiare con grande professionalità l'emergenza Covid-19. AST aveva già consegnato al Santa Maria un ecografo portatile acquistato grazie ai lavoratori che hanno deciso di devolvere il premio ThyssenKrupp vinto per il miglioramento della sicurezza nel lavoro. Intanto, dopo la sospensione dell'attività dell'azienda fino al 3 aprile, è stata raggiunta l'intesa per la cassa integrazione dovuta all'emergenza Covid-19. L'ammortizzatore sociale sarà attivo dopo l'abbattimento delle ferie riferite allo scorso anno. Sale a 20 il numero dei casi positivi ad Assisi. Andiamo a sentire Valentina Baldoni. Lo spirito di Francesco alleggerà nel cortile di cui oggi presentiamo il programma. Sì, anche alleggerà nel cortile insieme allo spirito di Assisi, e va oggi il mio ringraziamento. C'è qualche problema di audio, tra poco vi riproporremo il servizio
da Assisi per quanto riguarda il numero dei casi positivi, che sale a 20, questo l'ultimo aggiornamento. Ricordiamo ancora che, come abbiamo detto in apertura di telegiornale, sono 884 i casi positivi in Umbria, con 11 persone guarite e 28 persone clinicamente guarite, con 21 decessi. Vi ricordo anche che il governo ha stabilito la proroga della validità fino al 31 di agosto delle carte di identità scadute, quindi non rileverà la durata del periodo trascorso tra data di scadenza o delle carte in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge, il decreto, ricordiamo, del 17 marzo scorso, che quindi ha prorogato al 31 agosto prossimo, ricordiamo, la validità delle carte di identità scadute. La proroga riguarda sia le carte di identità cartacee che quelle elettroniche, rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio. Più tardi torneremo ad Assisi, adesso occupiamoci di questa iniziativa dell'Auser che riguarda i più anziani. Vediamo. Letture di favole, storie, ricette, laboratori, giochi, disegni e fotografie. Le nonne e nonni di comunità si spostano in rete con il loro bagaglio di esperienza e fantasia. Parliamo delle volontarie e dei volontari di Auser che da più di un anno accudiscono insieme ad operatrici professionali decine di bambine e bambini negli spazi educativi totalmente gratuiti di Città della Pieve, Castiglione del Lago, Norcia e Cascia. Il progetto, dal titolo I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali, è andato avanti con ottimi riscontri fino allo scorso 4 marzo, quando l'emergenza coronavirus ha imposto lo stop delle attività. Ma ora, dopo una riorganizzazione interna, nonne e nonni sono pronti a ripartire spostandosi in rete. Insomma, si riparte da oggi. Venerdì 27 marzo, sulla pagina Facebook di Auser, saranno pubblicati una serie di contributi elaborati da educatrici e nonne. Insomma, sarà possibile per i bambini e le loro famiglie proseguire l'esperienza di contatto con educatrici, nonni e nonne e soprattutto organizzare delle attività per i loro bambini che sono tutte replicabili in casa. Prosegue il supporto da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che garantisce, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, uno stanziamento già deliberato di 1.200.000 euro per far fronte a quelle che sono le priorità delle strutture ospedaliere del territorio, con l'allestimento di 20 nuovi posti di terapia intensiva e l'acquisto di 32 ventilatori polmonari fissi e da trasporto, di cui si sta attendendo la consegna e di cui vi stavamo riferendo proprio in apertura di telegiornale. Sono state consegnate alla Protezione Civile inoltre 2.000 mascherine e si attende l'arrivo degli altri dispositivi di protezione che saranno acquistati con queste risorse stanziate. Parliamo di 3.000 occhiali a mascherina e 2.000 tute. Dunque, importante notizia questa dello stanziamento di più di 1 milione di euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per andare a sostenere le strutture ospedaliere del territorio. Adesso ci occupiamo nuovamente di Perugia e di quella che è una sospensione in fondo logica dovuta a motivi di sicurezza per l'emergenza sanitaria in corso. Parliamo delle scale mobili Cupa Priori che hanno visto la sospensione dei lavori a partire da ieri. Sentiamo Paola Costantini. I lavori del nuovo impianto delle scale mobili Cupa Priori a Perugia sono stati momentaneamente sospesi a causa del blocco imposto dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Le due aziende impegnate hanno terminato le lavorazioni di allargamento della struttura per poter accogliere scale da 100 cm in sostituzione di quelle presenti larghe 60 e hanno avviato l'installazione delle nuove rampe. Non appena sarà possibile, l'opera riprenderà e al termine del montaggio delle nuove scale inizieranno le lavorazioni impiantistiche, nonché la costruzione della nuova copertura che utilizzerà pannelli in vetro fotovoltaico per garantire al contempo ombreggiamento e sostenibilità ambientale. Ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso saranno forniti di volta in volta alla ripresa dei lavori. Una bellissima iniziativa che porta la musica nel web, i concerti dell'Umbria Ensemble, 7 concerti
saranno trasmessi in questa rassegna di Umbria Ensemble in streaming, un'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Perugia. Sentiamo Valentina Baldoni. Un viaggio tra musica e immagini con 7 appuntamenti promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Perugia. Una serie di brevi concerti in streaming veicolati attraverso i canali social realizzati dai musicisti di Umbria Ensemble, Luca Ranieri, Maria Cecilia Berioli, Cecilia Rossi e Andrea Trovato. Quello che viviamo, ha affermato l'assessore alla cultura del comune di Perugia, Leonardo Varasano, è il tempo della responsabilità e dell'impegno che sono necessari per far fronte all'emergenza coronavirus, ma anche in questo tempo in cui siamo chiamati a modificare le nostre abitudini, non dobbiamo perdere la consuetudine alla bellezza e a ciò che edifica l'animo. I 7 concerti si possono seguire in diretta streaming da sabato 28 marzo sulla pagina Facebook Museo Civico di Palazzo della Penna Cultura Comune di Perugia o dal sito del Comune di Perugia alla sezione Turismo e Cultura. Tra poco torniamo con lo sport. Arriviamo subito. Forti Infissi, l'eccellenza italiana nei serramenti in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e nel rispetto della migliore tradizione serramentistica italiana, nascono finestre ai massimi livelli di comfort, design e risparmio energetico per le case di tutta Italia. Sciabbi, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza, oggi con il 50% di incentivo fiscale. Ti aspettiamo nei nostri showroom a Perugia, Foligno e nel nuovo punto vendita di Arezzo. Perfetto, caro. All'insegna della solidarietà proseguono tante iniziative nel mondo dello sport. Tra poco vi faremo sentire la simpatica telefonata del centrocampista del Perugia Falserano a uno degli abbonati del Grifo, un grande tifoso del Perugia, come già successo con le chiamate di Cosmi, dello stesso portiere e vicario dell'attaccante Falcinelli. La Federazione Calcio, come ha ricordato a Sky Sport il presidente della FGC Grevina, mette a disposizione il centro tecnico di Coverciano per quanto riguarda la terapia intensiva per l'emergenza coronavirus. Arrivano i ringraziamenti al sindaco di Firenze, Dario Nardella, da parte del presidente della Federcalcio Grevina e all'assessore Andrea Vannucci e anche all'assessore regionale della Sanità della Toscana, Stefania Saccardi. Come ha ricordato in una nota proprio Grevina, 2 settimane fa è stata messa a disposizione una palazzina, inoltre per i Vigili del Fuoco, come centro di emergenza, e adesso si mette a disposizione tutta la foresteria del centro sportivo di Coverciano per medici e infermieri, oltre a 20-30 posti dell'auditorium. E dunque questo è il supporto che il mondo del calcio vuole dare al mondo della sanità per far fronte a questa situazione davvero drammatica per il nostro paese. Dunque, il Perugia difficilmente riprenderà gli allenamenti il prossimo 4 aprile, anzi sicuramente è improbabile, visto che non c'è al momento un'idea di quando potranno ripartire i campionati di calcio, così come i campionati di tutti gli altri sport. Andiamo allora a distrarci con questa telefonata di Falserano ad un tifoso del Perugia. Pronto, signora Franca? Signora Franca, buongiorno, salve, sono Marcello Falserano,
sono il giocatore del Perugia. Ah! Salve, buongiorno signora. Questa... Senti, non mi prendi in giro. Non la sto prendendo in giro assolutamente. Eh? Non la sto prendendo in giro signora, assolutamente. Quindi lei viene sempre allo stadio da tanti anni, è una super tifosa, mi hanno detto. Sto dietro alla porta, tu devi pensare che io sto proprio dietro alla porta, in Curva Nord, sono 30 anni che sto qui, 30 anni è abbonamento. Sì, infatti me l'hanno detto e per questo le faccio i miei complimenti personali. Io le faccio tutte le partite, ma tu devi pensare che io gli anni del Perugia Calcio, io sono andata in Grecia. In Grecia? In Olanda. In Grecia, in Olanda, in Germania, quando abbiamo vinto l'Intertoto, sono andata dappertutto col Perugia Calcio, dove ci ha mandato, dove a Milano, a Torino, dappertutto sono andata. Allora, complimenti alla signora Franca, chiamata da Falserano, una grande fedelissima ai colori del Perugia, dunque prosegue questa iniziativa voluta dello staff marketing del Perugia Calcio. Ricordiamo recentemente la donazione di 6.000 euro all'ospedale Santa Maria della Misericordia da parte del coordinamento Perugia Club. Adesso andiamo a parlare della Ternana. Purtroppo arriva una brutta notizia. Prima di sentire il consueto videomessaggio del presidente rossoverde Bandecchi, che ormai continua a inondare la rete di tanti messaggi di supporto, di sostegno a coloro che sono stati colpiti dal virus, compreso purtroppo il padre del DS Luca Leone, Gabriele Leone, che si è spento nelle ultime ore. Dunque arrivano naturalmente le condoglianze da parte della nostra redazione e con un comunicato la Ternana esprime vicinanza al suo direttore sportivo Luca Leone per la perdita del papà Gabriele. Ternana che si è vista protagonista di una donazione con i suoi giocatori per quanto riguarda l'ospedale Santa Maria di Terni, dove sono arrivati ben 50.000 euro tra presidente e giocatori. Sentiamo proprio il numero uno della Ternana, Stefano Bandecchi. La mia organizzazione, compreso il dottor Ranucci, sta cercando ancora in giro mascherine e respiratori. Per i respiratori è molto difficile, anche se ci stiamo lavorando intensamente, forse qualcosa potremmo aver trovato. Per quanto riguarda invece le mascherine, forse ce ne arriveranno 5.000 e se ci arrivano noi cercheremo di trasferirle e di darle al 118 di Terni, perché comunque in questo momento servono, sono molto utili. Bene, come mai ho fatto questo video? Ho fatto questo video perché molte persone mi stanno chiamando o comunque mi stanno scrivendo e hanno dei momenti brutti, qualcuno bruttissimi. Qualcuno ha perso un familiare importante, un genitore. Qualcuno invece sta proprio solo, depresso già per conto suo, sbattuto lì da una parte. E allora che cosa credo io? Io penso che tutti i giorni chiedo ai più forti, ai più motivati, ai più allegri, perché sapete, ogni tanto c'è qualcuno di noi che non è che bisogna essere più forte o meno forte, si sveglia di buon umore e qualcuno di cattivo umore. Ecco, chi si sveglia di buon umore dovrebbe chiamare quelli che si svegliano di cattivo umore e invitarli anche a cena. Dice, ma non ci posso andare a cena. No, non è vero. Si accende il telefono così come stiamo facendo ora noi, si mette in videoconferenza lì da una parte, al limite su WhatsApp, si accende l'immagine e si cena e si mangia. E si fa anche un brindisi avvicinando il telefono alla telecamera, è bellissimo. Cioè si possono inventare cose completamente diverse che in questo momento vanno inventate e non dovete sempre affidarvi a queste persone che hanno un grande umore e fanno i party ormai in via. Fatelo anche con un amico più intimo, una persona così in due, tra fratelli. Cerchiamo di resistere al momento, perché come ho già detto, in questa guerra vince chi salva un amico, vince chi non ammazza un altro uomo come noi, ma chi lo salva, chi riesce evidentemente a dargli un'opportunità in più. Ok, cerchiamo di farlo tutti, facciamolo sul serio, io intanto continuo a lavorare, ad impegnarmi per trovare quello che ci serve. Buona serata a tutti. Grazie per averci seguito, il Telegiornale dell'Umbria torna questa sera alle 19, vi aspettiamo, buon pomeriggio. We'll be right back.
Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1.